Prova ad aprire, scusa. Cosa ci fai tu qui? Buongiorno amore, ben sveglia. Ciao. Buongiorno, siamo tornati da Palermo. Abbiamo terminato finalmente queste lunghissime vacanze, vero? Però siamo stati bene a Palermo, vero amore? Abbiamo conosciuto anche tantissime persone. Ne approfittiamo per salutare Greta ed Emma, vero? E adesso fai colazione, questa super colazione proteica e non solo. E poi cosa dobbiamo fare, Vanessa? Perché siamo molto in ritardo. I? Vane! Valessina! Cosa inizia tra pochi giorni? Non il tuo telefilm preferito, Vanessa, ma bensì la... La scuola, esatto, sì, è proprio lei Vanessa, vedo che proprio non entra nei tuoi pensieri, ma nemmeno ti sfiora l'idea che inizia la scuola, però, ed è giusto che sia così perché sei ancora in vacanza, però bisogna finire i compiti, e quindi dopo la colazione si parte con i compiti, ok? Sei triste amore, ti ho resa triste, dai su, buona colazione. Grazie. Oh. Finito? Bene, bravissima, hai mangiato tutto. Ma che bei baffetti! Senti, adesso mi raccomando Vanessa, vai subito a fare i compiti, eh? Sì. E poi diciamo ai nostri amici quale sarà la novità tra qualche giorno, forse un mese. Anastasia, ciao, vieni un attimo. Vieni un attimo che dobbiamo dire una cosa. Allora Ani, tu sei stata non brava in questi giorni, ma di più, sei stata brava? Bravissima! E perché sei stata bravissima? Cosa hai fatto in questi giorni? Hai tolto? Hai tolto il ciuccio, vero Vane? È stata bravissima! E cosa ti doveva comprare la mamma in cambio del ciuccio? L'iPhone. Ma Vanessa non era molto contenta, anzi... Ragazzi, se non avete ancora visto il video dove io e Anastasia abbiamo litigato per l'iPhone, c'è il link in descrizione, andatelo a vedere. Esatto Vanessa, perché come stavo dicendo, Anastasia, tu e Vanessa avevate litigato, Vanessa addirittura era scappata di casa, mentre poi avete fatto pace. Però c'è una grandissima novità, c'è una grandissima novità. Anche perché Anastasia, tu sei molto piccina e sinceramente regalarti l'iPhone a 5 anni e mezzo mi sembrava un po' esagerato. Tra pochi giorni arriva il gattino. Sì, abbiamo deciso di prendere un gattino. E perché abbiamo deciso di prendere un gattino? Perché Nina, la gatta che viene a trovarci nella casa al mare in Sardegna, è rimasta lì, non l'abbiamo portata a casa perché non siamo sicuri che sia una gatta abbandonata. E invece quella che prendiamo noi, che prenderemo noi, è piccina, piccina. No, 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 sorpresa. Anche perché, bambine, non siamo ancora molto decise su quale prendere. Abbiamo una che ha quasi 3 mesi, però quella è inizio settembre. No, inizio ottobre. Inizio ottobre che possiamo prenderla e si chiama Gaia, poi noi possiamo scegliere. Sì, certo. È bianca con gli occhi azzurri, ha uno sguardo bellissimo e ha le orecchie nere, quasi grigie e anche i piedini. E il nasino nero scuro. È nero. È bellissima. Quindi non è piccola piccola. Ha 2 mesi, credo. Così sarà. Ma no, più così. Piccola. Ma sì, più piccolina. Così, sì. E invece quello che vogliamo prendere perché è bellissimo. Ha gli occhi azzurri, il nasino rossino, piccolo piccolo, ed è a tutto arancione, solo cosa che aveva è un pochino bianco in testa, sì. Sì. Vabbè, poi crescendo cambierà, però... È piccolo, solo un mese, ma non che più piccolo, secondo me. Sì, ha solo un mese, quindi dobbiamo aspettare 2 mesi per prenderlo e non ce la facciamo! Noi lo vogliamo subito, ma non è possibile. E quindi stiamo... Perché mamma? Perché non è possibile, perché deve stare con la sua mamma che lo deve adattare. Esatto. Perché sennò muore. Esatto, deve fare ancora tutti i vaccini, non possiamo nemmeno andarlo a vedere. E noi... invece gli altri ce l'hanno, il vaccino. Il microchip. Il microchip. Che poi però il microchip passerà sotto il nostro nome. E quindi siamo in contatto con l'allevatrice e quando questa allevatrice... chi lo sa? Se ti comporti bene, andrai bene a scuola e farai i compiti,
magari potremmo prenderne due, una fra un mese e una il mese dopo, anche perché io ormai di Gaia, che poi cambieremo nome, sono già innamorata, perché le femminucce hanno questo sguardo dolce di cui io mi innamoro perdutamente. I maschietti sono un pochino più monelli. Sì, invece le femmine sono tranquille. Sono un pochino più tranquille. Giocano anche loro, equilibrate. Mentre i cugini ti guardano. È vero, sono più equilibrate, sì, perché rimangono in attesa che tu gli dia qualcosa da mangiare. E invece i maschietti corrono, giocano tantissimo. Sono un pochino più agitati, però fa niente, sono belli lo stesso. In realtà c'è Giuseppe che potremmo prendere, che è bellissimo anche lui. È bellissimo, è grigio, con le righe argentate. Lui è argentato. Diciamo di che razza sono? Sono siberiani. Ah sì, sono siberiani, sì. Sono bellissimi. Lui ha gli occhi neri. No, non è vero, li ha verdi, quasi come il colore del pelo, un grigio verde. Allora, infatti si vede un pochino così, e lui sarà grande così, tipo anche lui. Spieghiamo, Vanessa, perché compriamo un gatto e non ne prendiamo uno abbandonato nel gattile, perché Daniel purtroppo è allergico ai gatti. Esatto. Infatti, il loro fratello è allergico ai gatti, e quindi abbiamo dovuto scegliere una di quelle razze la cui proteina presente nella saliva che scatena l'allergia è minore rispetto ai gatti magari europei. Sei troppo emozionata. E quindi dobbiamo scegliere un gatto che abbia che abbia poca proteina. A mio fratello non piacciono tanto i gatti, però gli piacciono i gatti quelli rossi e arancioni. Poi anche gli altri dice che sono bellissimi, però gli piace un sacco quelli piccoli arancioni, così li cresce lui, no? Certo. E pensate che quando è qua a Novara, pensate, la gattara? Sì, è qua vicino a casa nostra, penso, non lo so ancora esattamente, però è qui a Novara, e quindi non è una gattara, amore, è una allevatrice. Le gattare, sai chi sono? Te lo spiego. Le gattare sono quelle persone che raccolgono i gatti per strada abbandonati e li allevano fino a quando poi non li danno comunque a qualche famiglia, perché altrimenti si riempirebbero la casa di gatti. Perché di gatti abbandonati ce ne sono tanti, purtroppo. E comunque, ragazzi, mio fratello, quando deve andare lì dalla allevatrice, deve scegliere un gatto che ovviamente ci portiamo a casa. No, noi lo scegliamo già adesso attraverso i video che lei ci sta mandando. Sì, quando noi poi quello piccolino. Noi andremo dall'allevatrice in una casa a parte e lei ci farà trovare questo gatto. Daniel dovrà stare con il gatto, coccolarlo, tenerlo in braccio per fare appunto questa prova. Certo che potrai fare. Tra 5-6 non lo so esattamente. Ragazze, sappiate che se Daniel sarà allergico, bentornata, non possiamo prendere il gatto, quindi mettete in conto anche questo. Ma adesso non ci perdiamo più in chiacchiere e indovina un po' dove devi andare tu. Andare a prendere il gatto. Vai a fare i compiti. Va bene. A few moments later. Oh, brava amore, bravissima. Brava. A che punto sei? Cosa stai facendo? Matematica? Sì. Poi devi fare anche tante pagine di italiano, quante sono? 8. No. Sì, perché ieri non le hai fatte. Cioè, che le hai fatte? No, ieri non le hai fatte. Non dire che le hai fatte perché non è vero. Hai passato un pomeriggio intero a fare 4 pagine di matematica. Ne ho fatte 2, l'altra fine. Ah, ieri? Sei sicura? Sì, ovviamente. Che pagina sei? 34. 34 e 35. Non credo che tu le abbia fatte. Poi verifico, perché io so quante pagine devi fare al giorno. Comunque, dai, andiamo avanti. Non pensiamoci. E vado a dire una cosa ad Anastasia del gatto. Amo, stai giocando? Eh? Con qualche Barbie, giusto qualcuna, ne hai? Ho sentito la signora dei gatti. Lo sai? E mi ha detto che anche Gaia è ancora non pronta per essere portata a casa, perché praticamente deve ancora essere vaccinata. Hai capito? Quindi adesso lei torna dalle vacanze, questa signora, fa fare il vaccino a Gaia e poi devono passare 3 settimane. Quindi diciamo che per fine settembre, primi di ottobre possiamo portarla a casa. Ok? Gaia. Poi non è detto che magari tra un mese e mezzo / due, quindi a novembre,
prendiamo anche quello rosso, vediamo come va con Gaia prima, che poi non si chiamerà Gaia ma si chiamerà in un altro modo, poi sceglieremo il nome, va bene? Però anche è bello Gaia. No, Gaia è bello, un bellissimo nome, ma io la voglio chiamare in un altro modo, e anche Vanessa, ok? Va bene amore? Io non c'ho voglia di fare i compiti, tra poco devo iniziare la scuola e tutto l'anno dovrò fare i compiti su compiti e devo scrivere e studiare e svegliarmi presto ovviamente. Quindi adesso voglio giocare e riposarmi nella cabina al armadio dei miei genitori. Ovviamente non sanno niente, venite con me e non mi troveranno mai. Sì, sì, credo. Stava facendo i compiti, Anastasia. È da 2 ore che fai i compiti. Non c'è, né qui, guarda. Ma giù in cucina hai guardato? Sì. Ah. Né qui. Io l'ho lasciata 2 ore fa in cucina. Sono andata a fare il bagno. Adesso mi stavo lavando i denti. Mi sono cambiata. Dov'è? Non capisco. Sarà mica. Ma... Cos'è questo rumore? Ma... Prova ad aprire, scusa. Cosa ci fai tu qui? Niente, non trovavo i compiti, io pensavo che erano... Scusa, non ho capito. Non trovavo i compiti. Intanto ti alzi da lì per terra. Invece i compiti sì. Ma guarda che io l'ho lasciata in cucina con i compiti, quindi poi i compiti hanno messo le zampette? Stiamo pensando al gattino? E i compiti hanno messo le zampette come il gattino e sono sgattaiolati via? Eh? Tirati su che ti prendo per un orecchio. Tirati su che ti prendo per un... Tirati su che ti prendo per... Brava Anastasia, tirala per le orecchie. Perché non stai facendo i compiti? Mamma, io sono stanca, tra poco devo andare a scuola e devo fare... E poi stiamo 8 ore a scuola e mi danno 1000 compiti da fare a casa. Vabbè. A mia cugina manco... Vanessa, hai ragione, però i compiti si devono comunque finire. Le vacanze non sono finite, mancano pochissimi giorni e non devi andare a scuola con i compiti non fatti. Dammi il cellulare, se ti... Dammi il cellulare. E poi le scale. Lo vuoi il gatto? Sì. Dammi il cellulare. Adesso vai a fare i compiti e non ti muovi dal tavolo, io ti terrò sotto stretta sorveglianza fino a quando non avrai finito il libro. Quindi ragazzi, io pensavo che Vanessa stesse facendo i compiti. Scrivetemi nei commenti se avete visto Vanessa andare nella cabina armadio, perché io non me ne sono assolutamente accorta. Sono passate 2 ore, ero quasi sicura che avesse finito tutti i compiti e invece era tranquilla a dormire in cabina armadio. Cosa hai fatto?
fatto? Hai chiuso tua sorella dentro la cabina armadio? Lei ha chiuso te involontariamente e tu hai chiuso lei volontariamente. Come al solito finisce con un litigio. Va bene bimbe, non litigate, datevi un bacino e fate la pace e questo video finisce qua. Cosa c'è? Oh, no, iscrivete... avanti. Ma non ci iscriviamo al canale, no. Bambine! Ma cosa fate? Oh! Bimbe! Ma ragazzi, mi hanno chiuso in cabina armadio. Ma cosa devo fare io con queste due? Suggeritemi nei commenti cosa devo fare, perché non le sopporto più. Meno male che fra 12 giorni inizia la scuola. E a voi, quando inizia la scuola? A noi il 12 settembre. Speriamo che mi vengano a riaprire prima di quella data. Bambine, aprite che dobbiamo fare i saluti. Dai, per favore! Apritemi! Vanessa e Anastasia, il gattino non lo compreremo mai più. Avete visto come si fa? Niente gatto. Dai, allora, il video finisce qua, adesso le prendete, ma nessun problema. Iscrivetevi. Dai. È capace ad aprire Anastasia la porta? Oddio, non perché... Secondo me non è capace. Daniel. Anastasia, apri. Oh. Non è capace? No. Boh, amore, cosa facciamo? Giochiamo a nascondino, dai, io mi nascondo dentro i cassetti. Anastasia! Meno male che Daniel è in bagno, Meno male che c'è Daniel. Pensa se non c'era Daniel. Anastasia, il gatto è mio. È mio. Guarda che adesso le prendi. Fammi uscire da qua che te mi richiudi dentro. Allora, il video finisce qua. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao.